Ciao, è un po' che non faccio video, in effetti sono stato un po' occupato e ho un po' di impegni e quindi non sono riuscito. Adesso sto mettendo un po' a posto l'attrezzatura e così, guardando nello zaino, mi è venuto in mente di fare qualcosa sul coltello. Non la solita recensione, però, ma un qualcosa, una specie di ripasso sull'utilizzo. Ecco, ovviamente immagino che chi segue canali YouTube e comunque insomma fa uscite e usa un coltello, queste cose probabilmente le sa già. Lo faccio lo stesso, così ripeto, come specie di ripasso per me e se qualcuno invece, per carità, guarda i video per imparare qualcosa, magari può trovare qualche spunto utile. Questo è, vabbè, un Mora. Ho già fatto la recensione in un altro video e lo utilizzerò appunto adesso per fare questo specie di ripasso. Ecco, la prima cosa ovviamente da tenere in conto quando si utilizza un coltello è la sicurezza. Sicurezza propria e sicurezza degli altri. Allora, sicurezza propria ovviamente è la prima cosa, quindi cosa possiamo dire? Io per esempio nel mio coltello non c'era questo, come dire, questo laccetto, l'ho fatto in più col trapano. Piccolo buco, poi ho inserito un anellino, un tubicino per far passare questa corda e quando utilizzo il coltello lo metto al polso in questo modo. Questo perché? Perché se in qualche modo il coltello mi dovesse scappare di mano non mi cade per terra e quindi a parte non si rovina la lama ovviamente battendo contro qualcosa. Evito anche che mi cada per dire su un piede. Certo, normalmente uno ha sugli scarponcini, quindi è abbastanza protetto, però voglio dire, mi scappasse di mano, riesco comunque a tenerlo. Sempre parlando di, a questo punto, sicurezza per sé. Allora, tenere conto di dove si sta utilizzando l'attrezzo e vedere di non avere oggetti nell'ambito, come posso dire, di dove si sta utilizzando la cosa. Quindi per esempio lo zaino qua, già io lo sposterei un po' in là. Cioè fare una specie di, come posso dire, di area dove non ci siano oggetti, persone, quindi dove può arrivare l'estensione del braccio, secondo me non ci devono essere né oggetti, né persone, né animali, perché uno potrebbe anche andare a fare una gita col proprio cane, mettersi a intagliare un legno, quindi il cane magari arriva e quindi ecco, cioè, quindi in quest'area, cioè dove il braccio con cui si usa il coltello può arrivare, io direi di non avere ostacoli, ripeto. Ecco. Questo anche perché quando per esempio intaglio un pezzetto, dopo vedremo, o meglio vedrò, vari modi di utilizzarlo, ma quando comunque io faccio forza sul legno per toglierne un pezzo, nel momento in cui il pezzo si stacca, il coltello comunque va oltre il legno, quindi se io avessi un ostacolo o un qualche cosa qua, rischierei di colpirlo. Che altro si può dire? Sempre la sicurezza verso se stessi. Allora, tenere presente anche di non appoggiare quello che si sta utilizzando, cioè il materiale su cui si sta lavorando, sulle gambe o comunque sulle braccia, insomma in qualche modo verso se, cioè non utilizzare la lama, in poche parole, verso se stessi.
tenere anche presente, molto importante, che nell'interno della coscia, quindi qua e qua, scorrono le arterie femorali, quindi una ferita in queste zone, soprattutto in un ambito di solitudine o comunque sia insomma in un posto isolato, è l'equivalenza di lasciarci le penne, quindi è meglio evitare. Quindi una cosa del genere, cioè appoggiare il legno sulla gamba, assolutamente no. Lo stesso tenerlo a breve distanza, cioè come ho detto prima, se il coltello poi quando taglia il pezzo va oltre il pezzo che sto lavorando, rischio di ferirmi proprio in zone molto pericolose. Stessa cosa utilizzare il coltello in questo modo, cioè tirandolo verso se stessi o in questo modo. Immagino che nessuno lo faccia, però io lo dico lo stesso. Nel caso, ripeto, venisse in mente. E, come dicevo prima, appunto, poi dopo la sicurezza anche verso gli altri, quindi di tenere un'area libera di fronte e di fianco dove non ci siano persone, altre persone, animali. Se, cioè, insomma, il concetto è sempre lo stesso. Quando uso il coltello può andare oltre il pezzo che sto lavorando e quindi ferire qualcuno. Metodi di utilizzo. Allora, io adesso brevemente mostro quelli che ho imparato, mettiamola così. Quindi adesso questo è un piccolo pezzettino, si può usare come intaglio, comunque anche un pezzo più grande, quindi io cerco di tenere bloccato il pezzo che sto lavorando, quindi per esempio sotto l'ascella. La cosa migliore da fare è lavorare con il braccio già quasi esteso completamente, quindi in questo modo. Quindi so già dove potrebbe andare a finire il coltello quando fa quello che gli sto facendo fare, insomma in pratica la punta, sto bastone, so già che l'area di lavoro del coltello può essere questa, quindi il braccio non può andarmi, per esempio, se io facessi così, cioè si vede che mi scappa e quindi arriva fino qua. Se io sono già a questa distanza, so, cioè è praticamente fermo, più di là di così non può andare. Quindi ho il controllo ed è molto più, cioè ho più controllo sulla lama e su quello che sto facendo, facendo un lavoro di questo genere. Che un lavoro di questo genere. La fatica, diciamo, la forza che ci metto, forse anche meno rispetto a cioè tenendolo col braccio quasi esteso. Tra l'altro, posso anche utilizzare un altro modo, quindi io tengo fissa la lama e tiro il pezzo che sto, cioè in questo modo. Oppure il concorso tra le due cose, quindi tiro il pezzo che sto lavorando verso di me e tengo fissa la lama. Adesso lo sto facendo all'altezza del petto, per esempio appoggiando il braccio teso su una gamba e tirando il pezzo che sto lavorando, faccio anche meno fatica in questo modo, per esempio. Non so se si può vedere bene, ma comunque è il braccio appoggiato, non rischio che mi vada oltre la zona di lavoro ed è anche più, come posso dire, più semplice e meno faticoso da utilizzare. Un'altra metodologia, adesso vediamo se qua, è quella invece usando il coltello, cioè impugnandolo così e in questo modo. Quindi con la lama verso l'esterno in questo modo e utilizzando, mi avvicino un pochettino, perché qua c'è un casino dietro, prendiamo lo strato che è più piccolino, quindi facendo invece forza con le spalle, cioè questo
come posso dire, mi permette di utilizzare più forza facendo meno fatica, quindi è un taglio parecchio potente, quindi come si può vedere questo è un legno molto secco e duro. Però anche in questo modo l'area di lavoro del coltello è circoscritta, si dice. So dove andrà a finire praticamente il polso, il pugno è appoggiato al petto, faccio forza, quindi in questo modo, sia col pezzo che sto lavorando, sia con il coltello. Non stacco il coltello dal petto nel momento in cui taglio. È molto utile appunto se si devono tagliare o insomma comunque in qualche modo lavorare dei pezzi di legno molto duri, molto resistenti, ho bisogno quindi di fare forza. Ecco. Che altro dire? Beh, poi vabbè, metodo classico, quindi per l'intaglio, quindi facendo forza. Quindi qui devo lavorare di fino, faccio forza sul pollice, quindi vediamo, mi avvicino un pochino, vediamo, sperando che la telecamera metta a fuoco. Quindi utilizzo il pollice che tiene il pezzo che devo lavorare e faccio leva. Questo ovviamente per lavori di intaglio, di piccolo, di rifinitura, chiamiamo così. Direi che come breve video del lunedì di festa può andar bene. Saluto tutti, grazie a chi mi ha scritto, chi mi ha contattato e niente, ci sentiamo al prossimo giro. Grazie, ciao!